Platone, in un libro importantissimo, La Repubblica, aveva definito e cercato di definire la città giusta, la città ideale, la città felice. E uno degli elementi fondamentali su cui si doveva basare questa città era la giustizia. Questo valore di fatto poi si è incarnato in tutta l'evoluzione della storia. E ancora oggi questa parola viene utilizzata ed è un principio fondamentale per le democrazie e per la convivenza civile. Ma questa giustizia esiste o esistono ancora oggi cittadini di serie A e di serie B o addirittura di serie C? Se diciamo e affermiamo che esistono cittadini di serie A, di serie B o di serie C di fronte alle istituzioni, stiamo affermando una cosa gravissima, perché questo vorrebbe dire negare la possibilità che possa esistere una democrazia e una convivenza civile seria, sana, salubre. Un altro autore importante, Jean-Jacques Rousseau, nel Contratto sociale, nell'Emilio, ha definito, ad esempio, un altro testo importante di Jean-Jacques Rousseau, l'uomo giusto nel mondo giusto. Perché accade allora che ancora oggi dobbiamo affermare il fatto che esistano cittadini di serie A, di serie B e anche di serie C? Perché chi amministra e chi ricopre incarichi istituzionali non è autorevole, non è esemplare. Se io a scuola da professore dico ai ragazzi che non si può mangiare in classe e poi io mangio in classe, perdo autorevolezza, non tanto la stima, l'autorevolezza. Certamente a scuola poi si va avanti lo stesso a fare scuola, ma quello che si è instaurato e quello che si è creato è un rapporto nel quale lo studente non ritrova quell'autorevolezza, quell'esemplarità che il docente deve avere. Adesso vi farò un esempio banale che certamente non rispecchia i problemi importanti che ogni famiglia, ogni azienda, tutte le realtà sociali hanno in questo momento, che sono molto importanti sia dal punto di vista economico, non solo, ma che fanno definire a livello basico, a livello semplice, quello che è il meccanismo della differenziazione dei trattamenti che le istituzioni hanno nei confronti delle persone. È una cosa molto grave. Alcuni giorni fa, nella piazza principale del comune di Soncino, in piazza del comune, avevamo 4-5 macchine di rappresentanti dei vertici del comune di Soncino. Probabilmente c'era la giunta comunale, qualche riunione. Queste macchine di fatto erano in divieto di sosta per il semplice fatto che o non avevano il biglietto per l'autorizzazione per la sosta o avevano il biglietto scaduto. Dov'è il problema? Non è tanto recuperare questi soldi delle multe. Il problema è che chi ricopre un incarico istituzionale non è stato esemplare. E soprattutto chi deve controllare e che lo stesso giorno e i giorni precedenti è uscito a sanzionare gli altri cittadini, queste macchine non le ha sanzionate, pur essendo parcheggiate in modo improprio, fuori dal codice della strada, di fronte all'ufficio di chi deve controllare. Questo trattamento diversificato, ahimè, poi si proietta su tantissimi altri fronti. Infatti in Italia, sia a livello nazionale, regionale, provinciale, locale, esistono cittadini che possono fare quello che ne voglia e chi non può fare quello che ne voglia. Cittadini sanzionati, cittadini non sanzionati, cittadini che se conoscono qualcuno hanno corsie preferenziali e cittadini che se non conoscono nessuno non le hanno. Questo problema, che oramai è stato accettato dai cittadini, è così, è sempre stato così, non deve essere accettato e deve essere denunciato e deve essere detto, perché la città e il mondo ingiusto lo viviamo tutti i giorni e l'ingiustizia vive nel silenzio e nell'indifferenza.